torniamo a parlare della morte del professor Schonauer, un luminare della ginecologia in Puglia. Allora, che cosa è successo l'altro giorno, il 29 gennaio? È deceduto. Schonauer aveva bisogno di assistenza, viveva con la seconda moglie, però quel giorno era stato lasciato solo in casa. Lui forse aveva accusato un malore, forse non si è sentito bene e quindi non è riuscito a chiamare aiuto, per cui è deceduto. È deceduto e adesso si sta creando appunto intorno alla sua morte una serie di polemiche, perché in un primo momento si era pensato ad un avvelenamento, poi adesso invece pare che il figlio abbia deciso di fare denuncia, si sta aspettando di fare l'autopsia, insomma non si capisce bene che cosa stia succedendo o che cosa sia successo. Ci colleghiamo con Giovanni Di Benedetto, che è proprio lì a Trani, per le ultime novità. Giovanni. Sì, buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori. Non si sa bene cosa sia successo, partiamo dai dati certi. I dati certi ci dicono che lunedì, qui alle mie spalle, in tribunale, vi sta inquadrando la telecamera del collega Dino D'Aricchiuta, al tribunale di Trani verrà conferito l'incarico per poter effettuare l'autopsia sul cadavere di Sergio Schonauer, il 79enne luminare della ginecologia, scomparso a Trani il 29 gennaio scorso, scomparso in circostanze misteriose. C'è un'inchiesta, appunto l'autopsia è figlia dell'inchiesta che è stata aperta proprio dalla procura di Trani dopo la denuncia di uno dei suoi tre figli che sostiene che il papà sia stato abbandonato e sia morto in casa da solo, quando invece avrebbe dovuto avere bisogno, necessità di continua assistenza. Fu lo stesso Schonauer, abbiamo ricostruito attraverso le carte, attraverso le indagini finora esperite dagli inquirenti con i carabinieri di Trani, fu lo stesso Schonauer a chiamare il 118, perché in quel momento in casa era solo. Il 118 è arrivato, però non ha potuto far altro che constatarne il decesso. C'è una persona indagata al momento dalla procura di Trani per abbandono di persona incapace seguito da morte, e questa è l'ipotesi con cui procedono i magistrati. È un atto dovuto naturalmente per poter appunto disporre l'autopsia e per permettere alla persona indagata di poter nominare anche un proprio consulente che possa assistere appunto all'esame autoptico, che presumibilmente avverrà proprio lunedì e immediatamente dopo il conferimento di incarico qui. Chi è indagato? Si tratta della seconda moglie di Schonauer, la donna con la quale Schonauer aveva deciso di vivere in seconde nozze e vivere proprio a Trani, aveva deciso di, dopo la pensione, di vivere a Trani in una casa nel centro storico. Ebbene, questa donna nel momento in cui Schonauer è morto non era in casa. Il sospetto, ecco, Giovanni, ma la moglie, questa seconda moglie, è stata ascoltata, è stata sentita, cioè sappiamo qual è la sua versione? No, la versione non sappiamo qual è, sappiamo che sicuramente la moglie non era in casa nel momento in cui il professor Schonauer ha avvertito un malore ed è morto. La signora, la moglie dell'ex primario della ginecologia del Policlinico di Bari non era sicuramente in casa, però è stata ascoltata, così come sono stati effettuati altri atti di indagine, così come saranno ascoltati evidentemente i figli e altre persone che erano presenti il giorno del funerale, che ricordiamo era il 30 gennaio scorso. Un funerale che fu fatto concludere, però fermata la salma e sequestrata, adesso la salma è nel cimitero di Trani a disposizione dell'autorità giudiziaria, fu fermata poco prima che la salma, il feretro, partisse alla volta di Foggia, dove doveva essere cremato per volontà proprio del professor Schonauer. Ecco Giovanni, cosa succede? Il professor Schonauer appunto aveva dei problemi, cioè non poteva essere lasciato solo perché appunto dicono i figli non stava bene, aveva dei problemi. Ma che tipo di problemi aveva il professor Schonauer? Tanto da non essere, da non poter essere lasciato da solo, perché insomma da quello che si sa lui comunque stava bene, cioè non aveva problemi di memoria, non aveva malattie particolari, per cui che tipo di problemi aveva?
Daniela, sappiamo che aveva patologie pregresse, patologie respiratorie, questo sappiamo che era lucido e quindi l'autopsia dovrà accertare appunto questo, di quali patologie soffrisse e se la morte poteva essere conseguenza appunto dello stato di abbandono, ossia indipendente da questo. Oltre a un esame medico legale è probabile anche che ci siano degli esami tossicologici per capire eventualmente se ci fosse dell'altro. Quali sono le cautele che possono essere state adottate appunto da chi doveva badare a lui? L'interrogatorio in pratica è uno solo, cioè con un'assistenza appropriata l'ex professore si sarebbe potuto salvare? Questo è diciamo il sospetto dei familiari, o meglio di uno dei figli del professor Schonauer, ed è questo l'interrogativo che anche la procura ha e che la procura deve cercare di risolvere appunto con l'esame autoptico. Prima di allora non possiamo dare altri elementi. Sicuramente l'ipotesi dell'avvelenamento, che era una prima ipotesi circolata, non è tra le ipotesi possibili, altrimenti si sarebbe parlato di altro. In questo caso l'ipotesi di reato è quella del 591 del codice penale, appunto l'abbandono di persone incapace seguito da morte. Quindi una serie di coincidenze potrebbe essere stata la causa della morte di Schonauer, ma l'autopsia darà delle risposte certe? Ma sicuramente darà delle risposte certe in merito alle patologie di cui soffriva il luminare della ginecologia. Poi bisognerà capire se ci sia un nesso causale tra l'abbandono e la morte stessa. Se cioè, come abbiamo detto prima, l'interrogativo è quello, se fosse stato assistito, se ci fosse stato qualcuno in casa nel momento in cui il professore abbia potuto avvertire questo malore, se ci fosse stato qualcuno in casa si sarebbe potuto o meno salvare. Ma naturalmente questo sappiamo, era solo in casa, in quel momento la moglie non era in casa, è stata sentita, quindi avrà evidentemente giustificato il motivo del suo allontanamento, ma quando è arrivato il 118 non ha potuto far altro che, probabilmente è arrivato proprio all'ultimo momento, che constatare la morte del professore, il quale, a quanto ci risulta, sia stato proprio lui a chiamare il 118 avvertendo questo problema, probabilmente di carattere respiratorio. Abbiamo delle indiscrezioni che possiamo dare. Nei giorni precedenti la morte, più volte qualcuno aveva visto sotto l'abitazione del professore avvicinarsi l'automedica e l'ambulanza del 118, evidentemente perché già il professore non stava bene. La casa di Trani, mi dicevi precedentemente, era la casa dove avevano deciso di vivere dopo essersi sposato, erano le seconde nozze del professor Schonauer, una casa che dà sul porto, evidentemente erano gli anni della pensione che il professore avrebbe voluto godere appunto con la vista del mare di Trani. Quanti anni aveva il professor Schonauer, Giovanni? Era vicino agli 80, avrebbe compiuto di lì a poco 80 anni, grande luminare della ginecologia, del primario, del reparto di ginecologia del Policlinico di Bari, aveva deciso poi naturalmente di trascorrere la sua pensione qui, 79 anni, ne avrebbe compiuti 80 prossimamente. La moglie più giovane di lui, si erano sposati un paio di anni fa, la moglie del 65, questo lo sappiamo, abbiamo letto appunto le carte per cui è indagato. Per questo reato. Quindi originario, lui era originario di Napoli, però ovviamente viveva a Bari, ultimamente aveva deciso di vivere a Trani. Perché aveva scelto Trani come città per abitarci? Ah, questo non lo sappiamo, Daniela, ma è presumibile pensare, la moglie è originaria di un paesino del Foggiano, evidentemente a lui era piaciuta molto la vita a Trani, quindi aveva deciso appunto di vivere appunto gli anni della sua pensione qui, perché questa era una città magari più accogliente, meno caotica di Bari, e quindi aveva deciso di trascorrere qui. Sicuramente originario di Napoli, ma aveva trascorso tutta la sua vita professionale e anche la sua vita proprio a Bari. Gli ultimi anni della sua vita appunto li avrebbe voluti trascorrere in serenità a Trani, motivo per il quale era proprio in questa città, dove adesso naturalmente, essendo morto qui, la procura competente è questa e le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinati appunto dal PM Marcello Catalano, che dovrà esaminare un po' tutti gli aspetti, a partire appunto dall'autopsia che sarà dirimente per cercare di capire se la morte possa essere stata proprio dipesa dall'abbandono dell'uomo che in quel momento in casa era da solo, oppure se sia assolutamente indipendente.